Una premiazione pubblica per avvicinare Ancona al mondo universitario e gli studenti alla città, ma soprattutto per celebrare il traguardo di tanti giovani che con impegno, intelligenza e passione hanno ottenuto la laurea. È con questo spirito che l'Università Politecnica delle Marche ha indetto la prima edizione di Lauree in Piazza. L'Ateneo e la città si sono stretti intorno agli studenti e alle loro famiglie per una festa condivisa nel cuore di Ancona, nella centralissima Piazza Roma. Questa idea è nata, non dico per caso, ma in risposta ad una intenzione, una voglia di avvicinare l'università alla città e quindi far percepire alla città la bellezza, la freschezza, la ricchezza dei nostri studenti. E l'unico modo per farlo era portare fuori i nostri studenti, i nostri professori dall'università e portarli in piazza. E quindi è venuta l'idea di utilizzare la consegna delle lauree della sessione estiva qui a Piazza Roma. Abbiamo cercato un po' di piazze che potevano in qualche modo accogliere, soprattutto d'estate, tutte queste persone e alla fine abbiamo scelto Piazza Roma. Di fronte al Rettorato, anche questo ha un valore anche simbolico, che è la sede istituzionale dell'Università Politecnica della Marche, e di fronte a questa sede loro ricevono il diploma tanto meritato di laurea. Una Piazza Roma che mai è stata così popolata, bella, fresca e piena di giovani. In tutto 367 teste ricoperte di alloro per una festa unica in Italia a premiare tutti gli studenti, non solo quelli usciti con la lode. Consegnare la laurea in piazza è mostrare l'impegno che loro hanno in qualche modo speso per raggiungere questo risultato, e lo facciamo in piazza, cioè lo facciamo pubblicamente, lo facciamo nel centro della città, proprio per dare il valore che questo diploma non ha per il singolo, non ha per la famiglia, che sicuramente ha un valore perché la famiglia ha investito molto per permettere al figlio di studiare, ma è un valore per la società. Cioè questi 350, 360, 500 studenti che oggi prendono la laurea in questa piazza sono una risorsa, un valore assoluto per la società, e allora in piazza, perché in piazza se ne vede in qualche modo il valore, se ne vede la loro bellezza, si vede il loro entusiasmo, si vede la loro giovinezza, e la città li incontra e quindi in qualche modo inizia a comprendere quanto sia ricca questa università, perché noi abbiamo quasi 17.000 studenti nelle diverse sedi di questa università. E sono studenti che frequentano tutte le strutture, ma non hanno quella visibilità che forse una città universitaria dovrebbe dar loro. In fila, uno ad uno, i laureati sono saliti sul palco per ritirare il prestigioso titolo di studio. Neodottori in agraria, economia, ingegneria, medicina e chirurgia, campi diversi, ma stessa grande soddisfazione. È una grande soddisfazione rendere partecipe della mia contentezza le altre persone. È una bella esperienza all'università, non solo formativa ma anche piena di amicizie e di conoscenze. Ecco, un'esperienza che si chiude, un'altra che si aprirà tra poco. Cosa farai? Fortunatamente il nostro mondo del lavoro sembra aperto, quindi l'agricoltura, l'enologia sembra un mondo che è aperto al lavoro, quindi si prospetta una vita in cantina come da studio. È un grande riconoscimento dopo anni di studi e di sacrifici nel tempo, quindi è un bel riconoscimento, una bella gioia. Ecco, come passerai quest'estate? Quest'estate adesso mi rilasso un po' perché ce la vuole e poi si ricomincerà a settembre-ottobre. Ho intenzione di fare un po', diciamo, più esperienza lavorativa. È una grande soddisfazione, il primo evento di questo tipo, quindi sono davvero emozionata. Come si sei trovata alla Politecnica delle Marche? Mi sono trovata bene, infatti penso di continuare gli studi qua. In futuro cosa sogni? E magari di diventare un manager in un'azienda, in una multinazionale, non so. Già c'è stata una specie di proclamazione il 15 di luglio e quindi sono qui per la seconda volta a festeggiare. Festeggiamo da un mese, diciamo. Una festa stile America, no? Che soddisfazione è? Sì, sicuramente una grande soddisfazione. Ho fatto un paio di viaggetti per arrivare qua perché sono abruzzese, però diciamo che per questo evento si può fare. Ecco, per il futuro sai già cosa fare? Sì, per il futuro continuerò qui con la specialistica. In? In ingegneria meccanica, indirizzo energetico, perché mi appassiona l'energia, quindi soprattutto fotovoltaico, energie rinnovabili.
e poi per il futuro, quello che offre il futuro farò. Ecco, sicuramente avrai una bella preparazione, ecco, che ti aprirà le porte al lavoro. Sì, sicuramente, almeno per quello che ho visto finora questa università offre tanto. Vuoi restare nelle Marche per lavoro? Sì, mi piacerebbe restare in zona, io sono abruzzese quindi anche nella mia regione, però di questi tempi quello che offre il futuro bisogna prendere, quindi è tutta una sorpresa. È un'emozione unica e che ripaga tanti anni di sacrifici, di sforzi, insomma indescrivibile, penso uno dei giorni più belli della mia vita, grande soddisfazione. Che cosa farà la specialistica? Mi piacerebbe medicina sportiva oppure un ramo chirurgico, tipo ginecologia, ortopedia, però non sono sicura ancora, spero di avere questo anno di tirocini per decidere bene e essere sicura delle mie scelte. Sorriso in volto e laurea in mano, eccoli con il riconoscimento tanto atteso che apre la strada al mondo del lavoro. Secondo le più recenti rilevazioni statistiche, infatti, l'Università Politecnica delle Marche si contraddistingue rispetto alle università del centro Italia, assomigliando di più a quelle del nord. L'88,4% dei neolaureati di questo ateneo lavora e in generale percepiscono un reddito medio di 1.300 euro netti al mese. La maggior parte dei laureati poi trova un impiego vicino all'università. Se però aggiungiamo un altro dato, anche questo statistico, e cioè di quante persone e quindi di quanti studenti laureandosi nell'università mantengono l'occupabilità e quindi trovano occupabilità attorno all'università in cui hanno studiato. Bene, noi abbiamo una percentuale quasi del 66%, molto ma molto elevata, superiore a quella degli studenti di Milano, di Torino, di Bologna e di Padova. Questo cosa significa? Che i nostri studenti, oltre che trovare subito posto di lavoro, anche ben retribuito, parliamo di 1.300 euro medi, lo trovano anche vicino all'università in cui hanno studiato. Il 66%, certo, non il 100% di quelli che trovano occupabilità, ma il 66%, ben superiore a quella che può offrire come occupabilità nei territori vicini, l'Università di Milano, ripeto, di Padova e quindi tutte le università del nord. Quindi abbiamo redditi paragonabili a quelli del nord per i nostri studenti, piena occupabilità come gli studenti del nord, ma lavorano nelle Marche, cioè lavorano nei territori attorno all'università in cui hanno studiato. Un dato che renderà sicuramente felici le famiglie, tante quelle arrivate in piazza Roma anche da fuori regione per assistere orgogliose alle premiazioni dei loro campioni. Grande, molto grande, un'emozione. Ecco, sei soddisfatta del percorso che Sofia ha trovato nella Politecnica delle Marche? Sì, molto soddisfatta. Devo dire che si è formata in maniera importante e ha avuto delle soddisfazioni. Molto soddisfatta. Che cosa pensate di questa manifestazione? È una bella novità, quindi è ancora tutto da esplorare, cioè, penso che sia una bella cosa, insomma. Vediamo. Una laurea importante, è orgoglioso di suo figlio? Assolutamente sì, ingegneria, vediamo che abbia un futuro roseo.